Dunque, quali possibili problemi storici di partenza per lo studio dell'età medievale? Allora, innanzitutto, qui già questo è un esempio di periodizzazione storica, che, attenzione, appunto, è un'operazione di ordinamento logico-concettuale, razionale, dei fatti, degli eventi, delle situazioni storiche analoga no, all'ordinamento in zoologia, che fa parte della biologia, no? Per cui si differenziano, per esempio, no? Non solo gli animali, anche i vegetali, no? In generi, specie, ma in realtà sapete che, no? Ordini, filum, eccetera, no? Ok? In base alle loro caratteristiche comuni, ovvero alle loro differenze a seconda, no? Ok? Ci siamo? No, vertebrati anziché invertebrati, mammiferi anziché pesci, roditori anziché marsupiali, ok? Periodizzare in storia è qualcosa di analogo, di simile. E quindi comunque qualcosa di... Non è che, appunto, nella storia non è che a un certo punto no, si segue il corso degli eventi storici e c'è un cartello fine dell'età antica, inizio dell'età moderna, poi magari c'è anche la dogana e devi far vedere il passaporto, no, non è così. Quello che noi conosciamo... Per favore, puoi togliere la borsa? Quello che noi... Già siete abbastanza coperti. Quello che noi conosciamo, appunto, ricostruiamo del nostro passato storico è un flusso continuo. Se, no, senza, in sé non ci sono demarcazioni, divisioni. Lo facciamo noi in base al nostro studio, in base a quello che possiamo, sapere, conoscere. Per esempio, faccio solo un esempio. Tutti voi forse avrete studiato che l'età antica finisce nel 476 con, no, la deposizione dell'ultimo imperatore romano, Romolo Augustolo, ma quello in realtà non fu un evento che effettivamente segnò un cambiamento, perché il cambiamento radicale era già cominciato perlomeno all'inizio del 400 con le grandi, con le nuove, vaste emigrazioni germaniche, delle popolazioni germaniche, prima, ancora prima, alla fine del 300, vi ricorderete i Visigoti, ma all'inizio poi del 400, 406, 407, approfittando di un inverno, no, molto, molto freddo, il Reno che era il confine, il Limen, no, si ghiacciò e quindi entrarono all'interno dell'impero romano d'Occidente. Dopo i Visigoti entrarono i Franchi, entrarono i Vandali, gli Anglosassoni, eccetera, eccetera. No? E quindi no, ci sarebbero delle buone ragioni, qualche buona ragione per invece pensare che forse, se dobbiamo trovare convenzionalmente, no, una linea divisoria, una linea, una data che segni proprio una svolta, perché sicuramente a quel punto comincia la definitiva dissoluzione dell'impero romano d'Occidente con la formazione, come sapete molto bene, dei regni romano-germanici, no? Il regno dei Franchi, dei Visigotti, dei Vandali, eccetera, eccetera, Burgundi. Quindi
Quindi no. Insomma, quando poi nel 476 ormai già tutto era cambiato. Okay, bene, già l'esercito dell'imperatore era un esercito di germanici, con generali germanici. Quindi il potere era già diventato germanico. Quindi quando Odoacre, no, dice per favore Romolo, nonostante il tuo nome, accomodati, aveva già tutto il potere. Attenzione, differenza fondamentale che si usa in storia. Sono due concetti molto importanti in storia, anche in educazione civica. Due espressioni, di fatto, di diritto. Di fatto, di diritto. Quindi di diritto Romolo Augusto lo era il sovrano, ma di fatto era Odoacre il sovrano. Quando Pipino il Breve depone l'ultimo Merovingio, di fatto lui era il maggiordomo. Lui era il maggiordomo, cioè il primo ministro, diciamo così, il governatore del palazzo regale, no? Il maggiore della casa, no? Sapete, maggiordomo viene. Ma in realtà lui, benché breve, lui, forse per quello, lui era il vero sovrano, colui che, no, quindi di fatto il re era lui. E poi col colpo di Stato, no, a metà del Settecento, diventa re di diritto. Ok? Quindi notate queste due, sono due espressioni molto, molto importanti. Di diritto, di fatto. In questo caso applicato al potere, potere di diritto e potere di fatto, a volte sono insieme, Carlo Magno, potere di diritto e potere di fatto, Pipino il Breve prima del colpo di Stato con il quale diventa re, era re di fatto ma non di diritto, poi diventa sia di fatto sia di diritto, ok? Bene, quindi questo innanzitutto, poi, quindi già, adesso torniamo un attimo al discorso della periodizzazione, no? Là, per esempio, questo riguarda quando comincia l'età medievale, no? Ci possono anche essere altre opzioni, bisogna argomentarle, devono essere ragionevoli. Quindi comincia nel 406 o nel 476? Quando finisce? Quando finisce l'età medievale e inizia di solito convenzionalmente l'età moderna? Con la scoperta dell'America, 1492. Altri storici preferiscono anticiparla al 1453. Per altri storici è più significativa la data del 1453. Poi lo vedremo meglio, perché in quell'anno crolla definitivamente l'impero bizantino, cioè l'impero romano d'Oriente. L'impero romano Bisanzio viene espugnata dai turchi ottomani e quindi finisce l'ultimo residuo dell'antichità, perché appunto pensate, l'impero romano d'Occidente si dissolve, e al suo posto emergono i regni romano-barbarici e poi l'impero carolingio e poi vedremo. Ma l'impero romano d'Oriente perdura ancora secoli, perdura fino al 1453. Non solo, il ragionamento di alcuni storici è: con la caduta di Bisanzio, la fine, finisce l'ultimo legame con il passato, con l'antichità. Quindi quello è il taglio, per così dire, definitivo del cordone ombelicale, o meglio, no, di quello che ne rimaneva, dei suoi lacerti, dei suoi filamenti residui. Ci siamo, mi capite? Se avete delle parole che non capite, chiedetemelo.
Fatemi questo segno se vengo troppo in avanti, così io devo stare con le spalle al muro. Tenetemi con le spalle al muro. Beh, in questo caso è meglio così. Tanto, se mai mi chiedete di alzare la voce, è vero? Gianluigi. Bene, però c'è anche un altro motivo per cui alcuni storici preferiscono il 1453, lo vedremo ancora meglio questo nel secondo quadrimestre, perché in quell'anno finisce la guerra dei cent'anni tra il regno di Francia e il regno d'Inghilterra, che segna la nascita di un nuovo tipo di Stato, lo Stato moderno, meglio, l'embrione dello Stato moderno, cioè la monarchia nazionale, le monarchie nazionali. Quindi gli storici che sostengono questa cesura sostengono che sia meglio utilizzare l'anno 1453 per stabilire una cesura, un confine, un taglio, una divisione tra età medievale e età moderna. A parte che poi c'è invece chi sostiene che occorre mettere in mezzo l'età rinascimentale con un'età a sé stante. Quindi. Comunque, questi storici appunto ritengono che i fatti citati, che vi ho citato prima, due fatti storici, crollo dell'impero romano d'Oriente, dell'impero bizantino e formazione delle monarchie, definitiva delle monarchie nazionali, siano più rilevanti. No, abbiano un significato storico più importante della scoperta dell'America. Ok, così abbiamo forse, per fortuna c'è Stino. C'è Stino. Allora, poi sapete che l'età medievale si periodizza in modo molto, poi faremo delle, dividendola in due parti, alto medioevo, cioè i primi secoli, i secoli più antichi, alto perché in questo senso è sinonimo di più in là, più indietro nel passato, è uno strano. E invece basso medioevo, invece sono... Il confine in questo caso sembra che contraddica quello che vi ho detto l'altra volta, no? Perché si dice l'anno 1000, no? ma in realtà no, non è così. In realtà il cambiamento radicale comincia già nel corso del X secolo, quantomeno dalla metà del X secolo, poi vedremo perché, quindi attorno al 950, se non prima. Quindi, alto medioevo, connesso al... Qual è la differenza logico-concettuale? Come vedremo, primo feudalesimo, basso medioevo, secondo feudalesimo, due tipi, cioè, sempre un denominatore comune, no? Un'organizzazione, poi vedremo, di tipo feudale, ma due modi diversi. C'è un'evoluzione, quindi, no? Qui, all'interno però appunto di uno stesso quadro concettuale. Infatti è tutto medioevo, alto medioevo, basso medioevo, primo feudalesimo, secondo feudalesimo, molto più. Beh, però adesso, visto che sì, alle 20 sempre sì. Ce la filiamo, sì, bene. Allora, problemi storici di partenza. Un primo problema può essere l'alternarsi nella storia umana di fasi di crescita e di fasi invece di regressione, di fasi di periodi di ascesa e di periodi di decadenza. E credo che voi abbiate colto che appunto l'anno scorso
avete studiato proprio questa alternanza, o no? Sì. Avete inquadrato in particolare, messo a fuoco, per esempio, l'aspetto demografico, che è un indice molto significativo, anche se no, chiaramente, non unico. Nelle stime, sono stime molto approssimative, lo potete capire, no? Perché facevano i censimenti, ma non è che ci fossero le anagrafi, no? Comunque si stima che nel primo, secondo secolo dopo Cristo la popolazione, diciamo, dell'impero romano, quantomeno dell'impero romano, fosse intorno ai 25 milioni di abitanti. Nel VII secolo scende a 15 milioni. La popolazione, l'entità della popolazione passa da 25 milioni nel corso dei secoli che vanno dal primo al settimo dopo Cristo a 15 milioni. Quindi c'è una decrescita demografica notevolissima. Quasi si dimezza, non proprio, ma ci va vicino, diciamo così, no? Quindi ovviamente questo significa che la mortalità per malattie infettive, c'è un fenomeno proprio di peste, anche se non si sa bene esattamente quale tipo di batterio, virus, eccetera, ma comunque malattie infettive, carestie, guerre. Vi ricordate, no? Terzo secolo a.C., l'anarchia militare, continui scontri. Poi ricordatevi che gli eserciti trasportano il contagio. Gli eserciti sono, no, proprio delle serre, no? di sviluppo di batteri e virus, perché appunto gli eserciti, perché i soldati stanno tutti appiccicati, no? Quindi proprio coltivano, tra virgolette, batteri e virus. Dunque, abbiamo un alto medioevo che è un periodo di disgregazione, decadenza, di cui il crollo demografico è un chiaro sintomo, e poi abbiamo, come vedremo, la parte principale del programma di questo primo quadrimestre, abbiamo quella che è chiamata la rinascita. Poeticamente la rinascita dell'anno 1000, ma storicamente non è, come vi avevo detto prima, però la ripresa demografica, economica, culturale. E quindi in questo senso, se l'alto medioevo è prevalentemente un periodo di, appunto, di decadenza, invece il basso medioevo è un nuovo periodo di ricostruzione in un nuovo modo, poi vedremo, sicuramente con elementi almeno alcuni elementi più avanzati, più rispetto all'età antica. Una nuova civiltà nasce comunque dalle rovine, no, della civiltà antica greco-romana, nasce un nuovo tipo di civiltà dalle rovine, ma anche dalle radici, che comunque... E questo è un problema interessante perché riguarda anche noi, no? Anche se in tempi magari oggi, ovvero negli ultimi decenni, nell'ultimo secolo, in tempi più ridotti, per fortuna non così lunghi, però anche voi credo abbiate fatto, no, esperienza del passaggio da
fasi economiche, ma non solo economiche, no, di crescita a fasi invece di cosiddetta crisi, di recessione, di depressione, no? A parte appunto la situazione attuale che a causa però appunto di un imprevisto, di un, ha provocato, no, una recessione fortissima, no? In seguito alla diffusione del coronavirus è stato adottato il lockdown e questo ovviamente ha comportato una recessione economica notevolissima, poi ne parleremo. Quindi mi sembra un problema interessante, cioè studiare, no, come si passi da dalla crescita alla decrescita nel Medioevo, ha a che vedere anche con la nostra situazione attuale, appunto, perché adesso il nostro problema è come passiamo da questa decrescita a una nuova crescita, non solo quantitativa, ma anche e soprattutto qualitativa. Come possiamo migliorare, sfruttare l'occasione non solo per ritornare a come eravamo prima, ma per andare oltre. Secondo problema, e forse qua mi serve, se nel frattempo avete delle domande. Secondo problema che mi sembra interessante è, che seconda domanda, come è nata l'Europa? Vi dicevo già, no? Noi siamo. Come è nata l'Europa? Noi siamo cittadini non solo italiani ma anche europei. È il secondo problema? Sì. L'Unione Europea. L'Europa? Ma l'Europa è l'Unione Europea. Nasce. è una conseguenza politica dell'Europa come possiamo dire comunità sociale, comunità di popolo. Ok? Sì, giusto osservazione. Ma qui, Europa, Unione Europea. Siamo cittadini dell'Unione Europea. L'Unione Europea è un progetto di unificazione politica che... Com'è? Economica. Sì, certo. Economica e politica, grazie dell'integrazione, che si pensa possa rafforzarsi, proseguire, quindi è importante. Poi, non è detto, può anche fallire, può anche fermarsi, può anche appunto... retrocedere. Comunque, dunque mi sembra, no? Mi sembra interessante, studiando l'età medievale, chiedersi come è nata l'Europa, perché l'Europa nasce nell'età medievale. Come vi ho detto, come comunità sociale, cioè come un insieme di popolazioni relativamente omogenee e in comunicazione tra di loro. In modo tale da distinguersi da altre, dalle popolazioni africane, asiatiche, eccetera, no? Voi direte, ma c'era già prima? Lo dite o non lo dite? L'impero romano era europeo? No. No, cos'era? Era in tutto il mondo. Ma qual era, diciamo così, l'area geografica di riferimento? Il Mediterraneo. Era un impero mediterraneo, cioè, no, intorno al Mediterraneo, nel bacino del Mediterraneo, perché il Mediterraneo era il luogo strategico, no, fondamentale per tutte le comunicazioni commerciali, militari, cioè spedizioni. Allora, facciamo che appunto, grosso modo, questo sia il bacino del Mediterraneo. Cosa succede? Succede che non tanto con l'arrivo, sapete che i Vandali
poi si posizionarono nell'Africa settentrionale mediterranea romana, no? Numidia, cioè Algeria, Tunisia, eccetera, no? Ma rimasero poco, perché all'inizio ci fu una riconquista, nel VI secolo, una riconquista momentanea da parte dell'impero bizantino, no? Con Giustiniano l'avete fatto sicuramente. Ma poi arrivarono gli arabi, boom, via, spazzano via tutto. L'impero arabo divide il bacino del Mediterraneo in modo duraturo, nel lungo periodo, in modo strutturale, duraturo, lo divide in nord e sud. Quindi, cioè, attenzione, non vuol dire che poi non ci sia un'interazione, ma sono due culture diverse al nord e al sud. Il sud è islamico, il nord è cristiano. E poi a questa differenza religiosa, che allora era molto importante, molto più importante di oggi, corrispondevano altre differenze di costumi, di economia, di politica, eccetera. Ma ricordiamoci che, tra l'altro, l'impero arabo, anche se poi dopo c'è la scissione, si arriva anche alla Spagna, tutta la penisola iberica, no? Quindi c'è un pezzo anche... Ok. Dunque, e poi successivamente, sempre di più, c'è un'altra linea invece verticale, quindi ovest-est, che differenzia l'impero d'Oriente, l'impero romano d'Oriente, quindi l'Europa orientale dall'Europa occidentale. Quindi, comunque, in questo senso, l'Europa è il nord, no? Si ritaglia innanzitutto l'Europa in quanto è il nord del bacino del Mediterraneo, tanto da spingersi poi fino alla Britannia, e quindi un bel po' a nord, oltre la Manica. Ma c'è anche una seconda linea di demarcazione all'interno dell'Europa in senso lato, quella tra Europa dell'Est e Europa dell'Ovest. E l'Europa dell'Ovest è ciò che noi chiamiamo l'Occidente, l'Europa occidentale, che poi si allarga a quantomeno all'America settentrionale, no? L'Occidente, che include gli Stati Uniti, il Canada, in quanto... No? Derivano da, avete sentito, mondo occidentale, primo mondo, perché ancora oggi è relativamente più sviluppato a livello, quantomeno a livello economico. Allora, adesso stringendo, no? Noi facciamo parte dell'Europa occidentale, così si forma l'Europa occidentale. Quindi, certo, il termine già esisteva, ma acquista un altro significato, no? perché a quel punto, come vedremo, grazie al primo feudalesimo c'è una stabilizzazione dopo i secoli di continuo andirivieni, ancora nell'Ottocento, di popolazioni nomadi, migranti e ovviamente alquanto invadenti. Ancora nell'Ottocento, poi avrete studiato, no? Arrivano, piombano i Normanni, i Saraceni, gli Ungari, no? Quindi un continuo andirivieni. Successivamente c'è una stabilizzazione e quindi una relativa omogenizzazione. Certo, un abitante della Sicilia è diversissimo da un abitante dell'Irlanda, no? Anche nell'undicesimo, dodicesimo, eppure c'è qualcosa di comune. Quantomeno il cristianesimo. Anche se a livello di cristianesimo è uno dei motivi per cui c'è la differenziazione tra Europa dell'Ovest e Europa dell'Est. Perché, no, come sapete, già nel corso, in realtà,
dei primi secoli dopo Cristo, le due comunità ecclesiastiche. Ah, ditemelo, scusate, vabbè. Sapete che si arriva, volevo soltanto dirlo, finisco, si arriva nel 1054, ma già prima c'era, alla separazione, alla prima divisione della Chiesa cristiana tra Chiesa cattolica occidentale, cattolico romano occidentale e Chiesa ortodossa orientale. E quindi questo vi fa capire che pur pur con l'omogeneità del cristianesimo comune, però c'è una linea di frattura, di differenziazione significativa, importante.